Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di un altro board game che ci è arrivato a casa e anche questa volta, come tutti quelli che vi abbiamo presentato finora, è arrivato non un capolavoro ma un gioiello. Stramega finanziato su Kickstarter e uno degli ultimi Kickstarter di successo di quest'anno. Il gioco è dell'Ankama Games, preso in italiano e stampato, tradotto tutto quanto, ovviamente regole, carte, tutto stampato e localizzato interamente in italiano dalla 3M Games, che tra l'altro ringraziamo di avercene fornito una copia. Grazie ragazzi, davvero di cuore, anche perché il gioco è uno spettacolo, quindi grazie per avercelo mandato, ma grazie soprattutto per averlo preso e tradotto. Siete meglio, grandi, numeri uno. Allora, il gioco, come c'è scritto sulla scatola, è dai 14 anni in su, quindi non per un pubblico troppo piccolo, per quanto il gioco è molto simpatico, e quindi secondo me si può abbassare l'età anche di 3-4 anni senza nessun tipo di problema. Si va dai 45 ai 60 minuti a partita e da 2 a 5 giocatori. Il gioco è uno slasher, quindi c'è la classica Cabin in the Wood, come vedete dalla copertina. Però la figata è che in questo gioco non saremo dei sopravvissuti che devono sopravvivere alla notte e ai mostri, ma saremo i mostri, famiglie di mostri che devono riuscire ad entrare all'interno della casa, uccidere i sopravvissuti e la famiglia di mostri, perché si parla sempre di famiglie, ognuno di noi avrà nel suo clan di mostri, nella sua famiglia di mostri, tre miniature: padre, madre e figlio, che si va dai vampiri, ai licantropi, agli zombie, all'alieni, una figata assurda. Ci si dovrà fare guerra fra famiglie di mostri, quindi il gioco è un competitivo PvP puro, entrare all'interno della casa e chi ucciderà più sopravvissuti, li terrorizzerà di più e quando arriverà la mattina avrà commesso il maggior numero di kill o comunque di uccisioni, si farà il conteggio finale e avrà vinto la partita. Partiamo dalla scatola del gioco, che come vedete vi ho detto prima riporta il minimo di età, il tempo di gioco e il minimo e il massimo dei giocatori, quindi da 2 a 5. Scatola molto bella, tra l'altro, mi piace veramente da morire perché, come vedete, anche la scelta dei colori e l'artwork è decisamente spettacolare. Sembra a tema fanciullesco da bambini, ma va sicuro che alla fin fine, per quanto in chiave sicuramente grottesca e da ridere, è uno slasher, quindi venerdì 13 e fin del genere. Apriamo. All'interno della confezione di gioco troviamo il regolamento, che tra l'altro hanno fatto un libretto in lungo, quindi sembrano le vecchie strisce di un tempio, vecchi fumetti tipo Black Machine e cose del genere. Sono la bellezza di una ventina di pagine, quindi come regolamento è molto semplice, ha davvero tre regole in croce, però funzionali, che funzionano bene, ed è molto illustrato, molto colorato e tra l'altro è veramente bella. Mi piace da morire il tipo di disegno che hanno usato per le carte e per i mostri, è veramente molto simpatico. E poi sotto c'è il libro delle sceneggiature, che sono praticamente tutte le avventure che potremo vivere, film che il gioco vi consiglia di fare tutti in successione, quindi partite da Assalto, che è il numero 1, e andate avanti fino agli ultimi, perché è come portare avanti una serie di film slasher che poi alla fin fine daranno il succo, il risultato finale della storia. Molto interessante. Qua dentro ci sono tutti quanti i tile, tutte quante le miniature, che ora ve le facciamo vedere, ma prima la figata, perché uno dice, vabbè, ci sarà la classica mappa dentro, divisa in più tile da attaccare, come in tutti i giochi, come in Descent ad esempio, come le case della follia, e invece qui no, hanno avuto una figata di idea, però occhio, dovrete avere un occhio di riguardo, perché la mappa di gioco è la scatola. Come vedete, ora ve la volto, questa è l'area di gioco, che è divisa, che poi verrà divisa con dei muri all'interno, ma ve lo faremo vedere meglio nel corso del video, nella sala da biliardo, quindi sala principale, bagno, WC, sala da pranzo. E questo qui è un salotto, salotto tra virgolette, camera da letto, più ovviamente le location esterne. Però se io la volto, come vedete, è il retro della scatola di gioco, della scatola di Monster Slaughter. Quindi la rigiro. Quindi più che mai, ragazzi, più che mai nella vostra vita, occhio, perché avete presente quando avete un gioco tenuto perfetto, però che la scatola è rotta e usurata nel tempo? Ok, se rompete la parte bassa, quindi tutta distrutta, della scatola di Monster Slaughter, non potrete più giocare perché la scatola, il fondo della scatola è il tavolo da gioco. Quindi occhio. All'interno della confezione abbiamo, come vi ho fatto vedere, la mappa, che è la scatola del gioco, più 4 tile che dovrete collegare ad incastro, vanno ad incastro l'uno con l'altro, e che formeranno tutte le zone del giardino all'esterno della mappa. Quindi sono 4 zone da attaccare ai 4 angoli della casa, che vi ricordo la scatola essere di forma rettangolare. Quindi ce le dovete attaccare questi tutti quanti intorno, e poi sulle varie stanze ci dovrete posizionare le carte di gioco, ma questo lo vedrete più avanti. Le mura sia della casa,
quindi della Cabin in the Wood, che anche della stanza degli attrezzi all'esterno. Vi ricordate dove Ash trova la motosega nella casa? Ecco, una cosa del genere. Però la casetta all'esterno è una regola opzionale per avventure sicuramente più avanzate. Nella prima e nella seconda non la troverete. È una cosa opzionale per dare più opportunità ai sopravvissuti di salvarsi e per mettere un pieno di regole hardcore all'interno del gioco. Queste qui sono le porte e le pareti della casa e della stanza degli attrezzi all'esterno. Segnalini colorati per i punti vita dei sopravvissuti all'interno della casa. Carte dei mostri. Carte dei sopravvissuti più sopravvissuti speciali che vedremo più avanti, più equipaggiamenti vari che possono essere trappole e tutto il resto che possono essere trovati all'interno della casa. E ragazzi, preparatevi perché qui c'è qualcosa veramente di mostruoso che ci sta anche in tema. Già molto carini ci sono i dadi verdi per i mostri, bianchi per i sopravvissuti e poi le famiglie di mostri con le miniature e come vedete qua giù in alto abbiamo tutti i sopravvissuti. Sopravvissuti normali più sopravvissuti speciali, ad esempio, cioè all'interno c'è anche Ash, reparto ferramenta di Evil Dead, cioè fate voi, comprate, punto e basta. E le famiglie di mostri che come vedete sono divise in colore, giallo, arancione, rosso, verde, grigio, blu e viola e ogni famiglia di mostri è composta da un padre, un figlio e una madre. Quindi nel caso della famiglia dei maniaci abbiamo il padre che è uno slasher in stile Jason e il bambino che ricorda un po' se vogliamo Chucky, la bambola assassina. Completano l'unboxing la stanza degli attrezzi all'esterno che funge come ennesima area di gioco, ma che in questo video non vi faremo vedere perché verrà usata in un'avventura sicuramente più avanzata. Questa serve per dare più vie di fuga ai sopravvissuti e arricchire il gioco nel caso si giochi con 4 o più giocatori. E per finire, token di punti carne, che sono il punteggio per ferire o uccidere sopravvissuti, più altri token vari che vi spiegheremo nel corso dell'avventura. E qua dietro ci sono tutti quanti i token dei personaggi, dei sopravvissuti, quindi sopravvissuti normali, sopravvissuti speciali, tra l'altro c'è anche Indiana Jones e gli acchiappafantasmi, più segnalini di bersaglio e altre cose. Insomma, questo completava l'unboxing. Ma ora vi faccio vedere una partita. Allora ragazzi, facendolo vedere così sembra un po' tutto incasinato, ma va sicuro è il gioco in assoluto più semplice del mondo. Allora, intanto vedete che questa è la scatola del gioco in retro, che poi è la Cabin in the Wood. Ci sono le pareti segnate con i numeretti, quindi abbiamo montato la casetta, più le porte, che sono delle porte che si possono togliere e mettere, perché all'inizio della partita le porte saranno chiuse e poi potranno, perché i mostri non sanno aprire le porte, potranno essere distrutte per entrare all'interno della casa e fare scempio dei personaggi all'interno. Quindi vedete il tabellone che è diviso nella casa, quindi dove si svolge il gioco, l'esterno della casa, il giardino, dove possono muoversi soltanto i mostri, le carte evento notturno, perché ogni ora, vedete, è scandita da, va dal mezzanotte, che è la zona di partenza dei mostri, fino alle 8 di mattina, e quindi alle 8 di mattina, col sorgere del sole, i mostri si dileguerano e la partita sarà finita e si farà la conta dei morti, quindi il token che va mosso sui turni che fanno tutto quanto l'arco della notte e poi qua giù abbiamo i sopravvissuti che sono in scena, che sono quelli principali del gioco e ad ognuno di loro è affibbiato un colore, ad esempio questo ha il colore rosa e lui ha 4 punti ferita come riporta la sua scheda del personaggio, lui invece col colore giallo ha 3 punti ferita come riporta appunto la scheda del personaggio, più 5 token ossa, che le ossa saranno prese e messe da parte dal giocatore che li ucciderà. Quindi quando voi con un vostro mostro ammazzate uno di questi personaggi, automaticamente prendete un token osso che vi riconoscerà alla fine il punteggio per aver ucciso quel sopravvissuto. Visto che la casa è divisa in stanze, anche i mazzi di carte sono divisi in stanze, perché quando entrerete all'interno dovrete pescare tot carte per vedere cosa c'è all'interno. Potrebbero esserci trappole, potrebbero esserci armi che voi userete per contrastare l'attacco di un altro clan di mostri rivale, o ci saranno ovviamente nascosti nelle stanze sopravvissuti. E le stanze sono divise per sala da biliardo, comunque sala da gioco, stanza della notte, quindi camera da letto, cucina, bagno e WC. Sono le 5 stanze della cabin dove voi entrerete e andrete a pescare le carte. In più, tutti i clan di mostri, tutti i giocatori, che ricordo, ognuno di voi non usa un mostro ma ne usa ben tre,
All'inizio dovrete fare una puntata, e forse questa è la parte più bella del gioco. Dovrete fare una puntata, avrete le 5 facce, i 5 token dei sopravvissuti in gioco e dovrete dire, ma secondo me l'ordine con cui verranno uccisi sarà questo. Allora, il nero, tanto per partire classico, verrà ucciso per primo. E ve lo metto qui, ma lo dovete mettere nella vostra metà di campo. Quindi, la ragazzina con gli occhiali, la nerd, verrà uccisa per seconda. Quello col cappello per terzo e così via. Quindi, voi vi ricordate qual è l'ordine che l'avete messo? Vi ricordate l'ordine esatto in cui li avete messi? Gli altri giocatori ovviamente non possono saperlo. Ricordandovi l'ordine che avete messo, dovete, come un po' in Dead by Daylight, scegliere la vostra nemesi e dire che ne so, il mio personaggio vuole ammazzare, boh, la ragazzina nerd. Voi vi ricordate che la ragazzina nerd l'avete messa, se non mi sbaglio, per seconda e quindi ci mettete sopra un mirino. Cosa vuol dire? Questo è il vostro target. Quando l'avrete uccisa farete punti ovviamente maggiori perché avrete ucciso il vostro bersaglio, quindi farete punti maggiori e sapendo che questo è il vostro bersaglio dovrete evitare che tutti gli altri giocatori la vadano ad ammazzare, se no vi rubano la kill. E in più le puntate che avete messo, tipo se lui, il nero, dovesse venire ucciso per primo, non da voi, da chiunque, ma dovesse venire ucciso per primo, voi anche senza aver fatto nulla guadagnerete dei punti perché avevate deciso. Avevate scelto, appunto, puntato sul fatto che lui morisse per primo. Quindi chiunque andrà ad ammazzarlo vi farà guadagnare dei punti a voi. Le carte dei mostri, questa è la madre, vi ricordo come sempre ci sono madre, padre e figlio. Ognuno ovviamente con l'abilità speciale del clan è la stessa, però le caratteristiche cambiano. Simbolo del clan, quindi della famiglia dei vampiri. Dà di azione, scusate, numero di azioni che avete, quindi questo personaggio ha 2 azioni. Numero di dadi che vengono tirati per ogni azione, 2 azioni, e per ogni azione potete tirare fino a 3 dadi, più abilità speciale che questa lente di ingrandimento dice che loro quando fanno un'azione di ispezione all'interno di una casa, dentro, all'interno, scusate, di una stanza, tirano un dado in più. Nel corso della partita vi farò anche vedere la famiglia invece dei licantropi, che come abilità speciale sono quelli più forti a picchiare alla fin fine, che come abilità speciale hanno quella di avere non un'azione di movimento gratuita, ma due. Tutti i mostri hanno dalle 2 alle 3 azioni, comunque non vi preoccupate, c'è sempre scritto sulla carta. All'inizio del turno, si riporta indietro l'indicatore alla mezzanotte, all'inizio del turno, fate caso che la famiglia di vampiri avranno l'iniziativa, dovremo scegliere quale mostro attivare per primo. Quindi io dico, in questo caso qui, mi voglio tenere magari il padre, che è quello un pochino più forte perché ha 2 azioni ma tira 4 dadi, diciamo in questa prima fase del turno, muovo, vi ricordo, bisogna muovere un mostro per giocatore, sempre, bisogna che ne so, io muovo il mio, il giocatore dopo decide di muoversi uno suo e si va sempre in senso orario fino a che tutti non sono stati attivati, io dico attivo il ragazzino, che è questo, e lo posiziono qui. Quindi, una volta posizionato il ragazzino con la prima azione, prendo e vado a tappare la carta per ricordarmi che questa carta l'ho appena utilizzata, quindi questa carta al momento che avrò finito tutte le quante le mie azioni, dovrò tapparla per ricordare che lui è stato usato e dovrò aspettare il prossimo turno per poterlo rimuovere. Quindi stappare la carta. Ogni miniatura in questo gioco ha un'azione di movimento gratuita, quindi tutte. Se io, ad esempio, da qui, perché gli angoli della casa, vi ricordo, sono 4 all'esterno, quindi le location di gioco sono 1, 2, 3, 4 più le 5 all'interno della casa. Se io da qui volessi muovermi qui, dovrei consumare un'azione, però vabbè, all'inizio del turno decidete una zona da dove partire. Scelgo qui. Anche se mi dovessi spostare in un altro angolo, non consumerei una delle 3 azioni del ragazzino, perché comunque, ve l'ho detto, un movimento è gratuito. Ora, mosse che si possono fare, o mi muovo come ho detto ora, o mi sposto con un'azione gratuita e con l'azione successiva provo a rompere la porta, però non avrebbe molto senso, perché non so cosa troverò all'interno. Quindi la prima cosa che posso fare, partendo da qui, posso fare un'azione di guardare all'interno della casa, di sbirciare. Per un'azione del genere non è richiesto nessun tiro di dado, quindi è una cosa che sì, mi ha consumato una delle 3 azioni che ho, però non devo superare nessun test, e do un'occhiata all'interno. Ora, avendo dato un'occhiata all'interno, siamo nella sala da biliardo. Quindi io segretamente prendo la prima delle carte, che le prime carte in cima sono sempre sopravvissuti, sempre, perché giustamente devi sapere cosa c'è dentro sbirciando. Quindi io senza farmi vedere da nessun altro giocatore sul tavolo, prendo la prima carta e faccio ok, io so che c'è il biondo, quindi quello col colore verde all'interno di questa stanza. Quindi so che è qui. Però non lo rivela a nessuno, perché gli altri giocatori non lo devono sapere fino a che non sbirciano. E lo rimetto qua sopra.
Io so che il mio obiettivo invece è la ragazzina con gli occhiali, quindi potrei decidere di andare da un'altra parte o perché no, sono sempre punti, quindi potrei dire, sai che c'è, vado avanti, sfondo la porta ed entro. Altre azioni che posso fare sono le seguenti: o mi sposto con un'azione, quindi gratuita, non la pago, provo a sfondare la porta, nel caso di sfondare la porta devo usare un'azione, quindi la mia prima azione, la mia seconda azione, scusate, se ne va e il ragazzino dice devo tirare due dadi. Io prendo due dadi e i successi sono l'artiglio, mentre la X rossa è un fallimento. Basta un successo per sfondare la porta. Quindi io potrei fare un'azione per sfondare la porta, tiro i dadi e quindi niente, perché sono venute 2X, spreco la terza azione che mi rimane, provo a ritirare i dadi e in questo caso avrei sfondato la porta. Sfondando la porta ed entrando nella stanza succede la seguente cosa. Avendo sfondato la porta, ora posso entrare all'interno della stanza, quindi ho sfondato la porta, no scusate perché non ho più azioni di movimento, quindi ho finito lì, però sfondando la porta, quello che è all'interno, al momento che nel prossimo turno il mio personaggio entrerà all'interno, verrà rivelato quello che c'è all'interno della stanza. Le porte sfondate le potete anche togliere, ci sono regole affinché i sopravvissuti possano costruirci delle barricate, ma una porta sfondata ormai è sfondata, la mettete da parte. Ricordatevi sempre di mettere le porte sfondate nella vostra zona del tavolo, perché una porta sfondata conta un punto al fine dell'avventura nell'ultimo turno delle 8. Quindi entra all'interno. Al momento che viene sfondata una porta, è bellino il regolamento perché dice il sopravvissuto che è qui dentro all'interno, che noi sappiamo essere il ragazzo, quello robusto, che sarebbe lui è all'interno di questa stanza. Però io non so dov'è, perché al momento che lui mi vede, sente che sto per sfondare una porta e per entrare, il sopravvissuto si va a nascondere, quindi comunque la pedina al momento non ci sarà e questa viene tolta dal tavolo. Sappiamo che è dentro quella stanza perché lo sappiamo, però non è ancora visibile, potrebbe essere nascosto. Appena si sfonda la porta di una stanza, bisogna prendere questo mazzo, che è quello relativo all'area dove siamo appena entrati, e mescolarlo. Perché all'inizio sappiamo che il sopravvissuto era in cima, però ora al momento che si è nascosto non sappiamo dove si potrebbe trovare. Quindi io comunque vado a mescolare le carte. E vediamo cosa esce. Facciamo conto che il mio personaggio abbia ancora un'azione, ok? Quindi io devo fare un'azione di ispezione. Devo tirare un numero di dadi pari sempre al numero dei dadi elencati sulla scheda. Quindi facciamo conto che c'è ancora un'azione, tiro due dadi. Però vi ricordate l'abilità speciale dei vampiri, che sono più bravi, sono segugi tipo a cercare, a seguire tracce, a vedere se c'è qualcuno nascosto con sensi soprannaturali. E quindi tiro tre dadi. Vado a tirare tre dadi e viene fuori due successi. Questi due successi mi dicono: ok, ti dal mazzo di quella stanza puoi pescare due carte. Quindi io pesco la prima, la seconda e le giro e ve le faccio vedere. Non c'è il sopravvissuto, quindi il sopravvissuto si è nascosto e non l'ho ancora trovato. Però ho trovato due carte, che queste qui sono carte che solo i sopravvissuti possono usare, quindi che non vanno a pro mio, o meglio, vanno a pro mio, però non nella mia azione d'attacco. Queste qui me le metto da parte e quando in un prossimo turno facciamo conto che al posto di essere io qui dentro ci sia un membro della famiglia dei licantropi che ha trovato il personaggio che serviva a me, il mio obiettivo lo sta per uccidere, per attaccare e il papà licantropo che tira tre dadi sta per ucciderlo, e posso dire fermate tutti, posso giocare queste carte anche nel turno per andare a contrastare un altro giocatore. Con la differenza che ne puoi giocare solo una, non è che se ce ne hai 5 in mano le puoi giocare tutte e 5. Dovrai scegliere che carta tirare, ma non dovrai sceglierlo te. Dovrai sceglierlo te insieme a tutti gli altri player, che dovrete fare un'alleanza per andare a contrastare quello che sta appena succedendo. E qui inizia la fase consultativa. Che ne so, ora siamo in due player, quindi scelgo io cosa buttare. Quindi, a esclusione di quelli della famiglia dei licantropi, tutti gli altri clan di vampiri, quindi gli altri giocatori di vampiri di mostri, tutti gli altri giocatori dovranno mettersi d'accordo e decidere quale carta mettere, quindi dovranno consultarsi fra di loro. E allora a quel punto il giocatore prenderà la sua carta che vuole mettere in campo e la calerà in difesa del sopravvissuto. Quindi questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che il sopravvissuto in questo momento, il sopravvissuto tirerà tre dadi in sua difesa perché sta usando tipo una sega elettrica. Tirerà tre dadi in sua difesa e questo simbolo qua giù in fondo vuol dire che se il mostro che sta combattendo è della famiglia degli zombie, tirerà un dado in più, quindi ne andrà a tirare 4. In questo caso no, perché come vedete non è uno zombie, è un licantropo, comunque tirerà tre dadi. Quindi nel caso di uno scontro all'interno, facciamo conto che il licantropo tiri tre dadi per attaccare, quindi tirerà i suoi tre dadi e fa
nessun successo perché ho fatto 3x. Però nel caso, o comunque nel combattimento, il sopravvissuto tiri i suoi 3 dadi di difesa, avrà fatto 3 successi. Quindi quando un sopravvissuto vince un'azione, cosa succede? Quando un sopravvissuto vince un'azione, i mostri non possono morire, non possono essere uccisi, possono essere rallentati, possono essere fermati, però non possono essere uccisi. In questo caso il sopravvissuto ha vinto lo scontro, quindi il mostro verrà spostato all'esterno della casa, perché quando un mostro viene sconfitto in duello viene spostato fuori. Se fosse stato nel WC, soltanto nella stanza del WC, quindi il combattimento qui dentro, veniva spostato nel salone. In qualsiasi altra stanza del gioco invece veniva spostata all'esterno. Quindi il WC è l'unica parte che è collegata, lo vedete, tramite una porta, perché quella stanza hanno tutta una porta per entrare o per uscire. Il WC no, quindi il WC lo butterebbe nel salone, gli altri posti lo butterebbero fuori. Cosa succede? Se il mostro perde il duello viene buttato fuori e il sopravvissuto, restando da solo all'interno della stanza, viene rimosso dal gioco. Viene rimosso dal gioco e quindi quando si riandrà dentro la stanza per cercare il sopravvissuto, il mazzo dovrà essere un'altra volta rimescolato. Nel caso inverso invece, che il mostro avesse fatto 3 successi e il sopravvissuto 3 fallimenti, il sopravvissuto veniva ferito e perdeva un ammontare di punti ferita pari alla differenza dei successi. Quindi nel caso del ragazzo che ha colore verde 3-4 punti ferita, ne avrebbe persi 3, 1, 2, 3, avrebbe perso 3 punti ferita, sarebbe stato ferito, e in più il giocatore che usa la famiglia dei licantropi, che ha vinto in questo duello, avrebbe preso 3 segnalini, 3 token carne che metteva da parte per ricordarsi, insomma, del punteggio finale. Ultima cosa, ci sono delle carte che consentono di costruire delle barricate, come quello che vi ho fatto vedere, quindi delle carte che vi faranno mettere delle barricate, e la barricata, a differenza della porta, va sempre sfondata, però è più resistente. La porta ci vuole un solo successo, la barricata ne chiede 2. Poi completano la sequenza di gioco. Una volta che avete fatto il primo turno di gioco, tutti quanti, te muovi un tuo personaggio, il tuo amico ne muove uno, lui uno, poi io muovo il mio secondo, fino a che tutti e 3 non saranno stati giocati, si ristapperanno tutti quanti, rinizierà la sequenza del turno, il cursore verrà mosso avanti di un'ora e verrà pescata una carta evento che dovrà essere eletta ed applicata subito. Portano ovviamente un pochino di varietà all'interno del gioco, tipo questa che dice teletrasporto. In questo turno il mostro attivo può usare uno, solo uno, movimento gratuito per teletrasportarsi in una zona a sua scelta. Nessuna porta viene sfondata durante un teletrasporto. Quindi in questo caso è successo qualcosa di strano e mistico all'interno della notte, c'è la possibilità che i mostri inizino a teletrasportarsi, per fare un po' anche l'effetto slasher, che da qui entra qui o da un'altra parte si sposta e ti prende una sprovvista. E queste sono carte che vanno più a ravvivare il gioco. Comunque, e il succo è questo. Le regole che avete visto, poi c'è qualcosina in più che potete leggere sul manuale, ma bene o male lo scopo del gioco è questo, ovvero i mostri devono uccidere i giocatori, scusate, i sopravvissuti, nella sequenza che hanno deciso per fare più punti, quindi alla fine è un gioco PvP, e gli altri clan di mostri non solo devono entrare, uccidere, ma devono anche cercare di sabotare le azioni degli altri mostri, perché vi ricordo, chi guadagna più punti avrà vinto. Ragazzi, che dire, in conclusione è uno spettacolo assurdo, non è quel gioco con 3.000 regole che vi fanno impazzire, vi fanno creare la vostra tattica sempre differente, però vi assicuro che è un bel gioco competitivo e il massimo del suo potenziale lo dà quando si inizia a giocare in 3 o 4, perché vedi tante pedine in giro, tanti clan di mostri, tante famiglie di mostri che vanno a combattere, ed è una piccola figata, ragazzi, ma poi, cioè, quello che conta secondo me quando fai un Kickstarter per vedere se ha successo è l'idea. Cioè l'idea prima delle regole deve essere geniale, non tanto il regolamento, non tanto anche l'idea, la storia, il background o quello che volete voi, ma cioè le miniature che devono essere fighe, il tabellone, magari anche si sta andando verso giochi 3D. Non so se ci avete fatto caso, ma Colt Express qualche anno fa, questo che è uscito ora, U-Boat, quello dei nazisti che uscirà a gennaio-febbraio prossimo anno, che c'ha tutto quanto il sottomarino fatto in 3D, si sta cercando di dare uno sfondo e uno spessore 3D agli ambienti, perché i board game, ragazzi, sono il futuro. Non è per dire una cavolata, non è che ho voluto cambiare tema al canale a caso. I board game sono veramente il futuro. Come questo per i videogiochi è l'anno dei Battle Royale, va sicuro che questo è l'anno dei board game. E ne stanno facendo sempre di più. Laddove ne venivano fatti 40 all'anno, ora ne vengono fatti 400 all'anno. E alcuni sono veramente geniali, tipo questo. Ragazzi, Monster Slaughter, trovate il primo link in descrizione. Andate sul sito della 3M Games e lo trovate, tra l'altro, a una cifra abbordabilissima, perché un gioco del genere viene a costare meno di 100 euro, quindi prendetelo
Assolutamente, perché è divertente da giocare in famiglia. Secondo me potete giocarlo tranquillamente anche col cuginetto, magari di 10-11 anni, senza problema. È un gioco da ridere, ma è un gioco fatto veramente bene, competitivo e non di squadra. Proprio a livello di PvP, secondo me, è fatto veramente bene, perché ci si cerca di andare a minare un po' le situazioni e renderle più cattive e pesanti possibili. Ragazzi, è consigliato da morire. Io ringrazio ancora una volta la 3M Games, grazie ragazzi, ma soprattutto grazie di averlo portato in Italia, perché era quello che ci voleva. E vi ricordo, abbiamo aperto la pagina Facebook, abbiamo aperto la pagina Instagram e abbiamo aperto il sito. Ragazzi, sono tutti in descrizione, seguiteci sui social, perché stiamo iniziando questo nuovo progetto che spero vi piacerà, perché un giorno, non vi posso dire niente, ma lo vorremmo portare a qualcosa ancora di più. Quindi seguiteci, che troverete tutte le informazioni, soprattutto sui giochi che trattiamo. Io vi ringrazio, spero il video vi sia piaciuto e ancora una volta, ragazzi, Monster Slaughter, spettacolo. Io vi consiglio giochi migliori, lo sapete. Ciao.